ragazze, ciao ragazzi, sono emozionatissima, finalmente sto facendo l'intro del video del matrimonio, quindi subito dopo questo breve intro promesso, so che volete vedere il video del matrimonio in sé, subito dopo questo breve intro ci sarà il video di tutto il nostro matrimonio, sarà, almeno lo spero, sarà un po' come se foste lì con noi. Ho affidato la mia videocamera a un nostro amico fidatissimo che è stato bravissimo, lo ringrazio perché proprio si vede che si è impegnato, lui e la sua fidanzata, entrambi hanno filmato per voi e quindi spero che appunto per voi sia un po' come essere lì con noi in quel giorno, perché per me era molto importante avervi con me e quindi ok, sono emozionatissima, non c'è nient'altro da dire, non mi sembra vero, un po' malinconica devo dire, perché adesso che sto filmando questo video, cioè dopo che questo video sarà online, il matrimonio sarà finito, non so come dire, ma l'ultima cosa che devo caricare del matrimonio, cioè il video in sé, sarà online e sarà finito tutto, perché mi dispiace un sacco, perché è stato bellissimo, i preparativi sono stati bellissimi, è stato bellissimo, in realtà stressantissimi le ultime settimane, ero stressata all'inverosimile, l'ultima settimana non volevo quasi più sposarmi, tipo non vedo l'ora che sia finito, non ce la faccio. Comunque è stato il giorno più bello della mia vita, almeno fino ad ora è stato il giorno più bello della mia vita, e tutti mi dicono quando avrai dei figli saranno quelli giorni, per adesso è questo, è stato bellissimo nonostante la settimana prima fossi super stressata veramente. Io, cioè, se vi dovete sposare vi prego fate tutto con largo anticipo, perché non fate come me che pensavo di aver fatto tutto, invece l'ultima settimana è stata il delirio totale, ma alla fine è andato tutto come speravo, è andato tutto benissimo e sono super felice di come abbiamo organizzato, di tutte le mie idee, insomma è andato tutto bene, quindi sono molto contenta. L'abito, allora, perché mi arrivano ancora un sacco di richieste sull'abito, l'abito era di Atelier Me, sono rimasta contentissima, anche il velo, anche la coroncina erano di Atelier Me, sono rimasta felicissima di aver fatto la scelta che ho fatto, è stato il terzo abito che ho provato e me lo sono sentita mio, è incredibile, ma te ne rendi subito conto quando è l'abito giusto, e per me è stato così, avevo anche un coprispalle per la chiesa che poi ho tolto, ho adorato il fatto che fosse liscio sul corpetto e poi questa gonna ampia in tulle, che però non aveva strascico, mi piaceva molto, molto stile principessa, e tutti mi dicevano sempre una principessa, io grazie, è esattamente quello che volevo, e la coroncina, insomma, sono stata molto felice dell'abito, che in questo momento devo portare a pulire, perché voglio portarlo come anche in viaggio di nozze, quando andiamo alle Maldive, ma vi faccio vedere perché nel video che poi vedrete non si vede benissimo, questo è il cuscinetto, nemmeno qui con le luci non si vede benissimo, comunque questo era il cuscinetto dove erano appoggiate le nostre fedi e sia il tulle che i dettagli in pizzo, le perline eccetera erano gli stessi del mio abito, quindi va accompagnato proprio all'abito il cuscinetto. Fatemi sapere, insomma, già in tantissimi mi avete fatto i complimenti per l'abito e voglio ringraziarvi per tutti gli auguri, già in anticipo che mi scriverete sotto questo video per tutti gli auguri che ci avete scritto sotto le foto eccetera, perché veramente io mi sono sciolta quando ho letto tutti i vostri auguri, non mi aspettavo così tanti like sulle foto del matrimonio, io cioè oddio, è stato bellissimo, mi ho sentito proprio vicino e mi fa tanto piacere, quindi questo per quanto riguarda l'abito. Avevo anche la calata, il velo, molto classico, mi è piaciuto molto tenere tutto molto classico e ovviamente bianco, ma ne ho provati tanti. Alcuni erano bellissimi a vederli appesi e però non me li sentivo miei, invece questo è stato proprio l'abito giusto per me e non vedo l'ora di andare in viaggio di nozze per poterlo reindossare, perché mi sono detta non esiste che io quell'abito splendido lo indosso solo per una giornata, quindi in viaggio di nozze me lo riporto e lo indosso anche là, quindi farò qualche fottina magari alle Maldive, in riva al mare, sulla spiaggia, vedremo, quindi abito super felice. Poi la location, allora sulla location io non ho parlato tantissimo prima del matrimonio perché non, insomma, avevo paura, sapete com'è su internet, non si sa mai, magari mi arrivava qualche pazzo lì, quindi non avevo menzionato niente prima dell'evento in sé. Ora posso finalmente parlarne. Allora, noi ci siamo sposati nella chiesa di Monrupino, che è praticamente un colle, direi così, un colle vicino a Trieste, molto in alto, c'è una bellissima vista su tutta Trieste, su tutto il Carso Triestino, l'altipiano triestino, ed è un po' fuori dal centro, fuori da tutto, insomma volevamo stare tranquilli e poi per noi è, insomma, è anche un posto molto caratteristico e con una vista
splendida, quindi siamo stati molto molto felici. Questa era la chiesa, anche molto piccolina, molto intima, ci è piaciuto anche questo molto. Mentre il ricevimento l'abbiamo fatto all'Hotel Riviera a Trieste. Se siete di Trieste, insomma, probabile che lo conosciate perché è molto molto conosciuto. Ha questo ristorante che si chiama Le Terrazze, che è sul golfo di Trieste, stai proprio sul mare. Io volevo assolutamente fare il ricevimento sul mare e quindi ho scelto subito quel ristorante, perché ci si è sposata una mia amica, ha fatto il ricevimento una mia amica anni fa, e credo sia stato tipo uno dei primi matrimoni a cui io sono stata mai invitata, e mi sono innamorata di quel posto. Non ho pensato quando mi sposerò anch'io, però mi è sempre rimasto nel cuore, nella testa, e quindi quando abbiamo deciso con Tomas di sposarci ho detto: cavolo, dobbiamo assolutamente fare il ricevimento lì. Adesso lo vedrete nel video, ma è questo splendido ristorante con questa splendida terrazza con la vista su tutto il golfo di Trieste, con la vista sul castello di Miramare. Fa parte del complesso Hotel Riviera e Maximilians, insomma, hanno sia gli hotel che questo splendido ristorante. Per fortuna che quel giorno c'è stato il sole, perché in realtà c'è anche un piano B in questo ristorante, e questo mi ha tranquillizzato molto quando abbiamo pensato di organizzare lì, perché loro hanno anche una splendida sala interna molto molto ampia, che può ospitare 110 persone, perché in caso di maltempo noi ci saremmo poi spostati all'interno. Per fortuna c'è stato il sole, quindi faceva caldo, quindi in realtà abbiamo passato tutto il tempo all'esterno, però ero tranquilla perché appunto avevo un piano B. Non sapevo se avrebbe fatto caldo, oppure magari, perché sapete com'è, a fine agosto può esserci anche il sole, ma magari può essere un po' freschino, e lì ero tranquilla perché è un posto molto caldo sul mare, quindi si riscalda, e anche nelle stagioni di mezzo, magari se avesse fatto un po' più freddo sarebbe stato comunque perfetto, quindi insomma ero veramente tranquilla per quanto riguarda la venue, il ristorante. Il menù, come sapete, era tutto a base di pesce. Questo ristorante è conosciuto appunto per i piatti di pesce fresco, e tutti gli ospiti ci hanno fatto i complimenti. Sono rimasta, voi già avete visto il menù in altri video, ve l'avevo fatto vedere, quindi sapete esattamente i piatti, ma mi ha stupito perché ci hanno fatto tutti i complimenti, sia per la location splendida, che poi sono arrivati poco prima del tramonto, quindi è stato stupendo questo tramonto sul mare, ma anche per il cibo, che mi ha fatto molto molto piacere. Infatti già quando siamo stati a fare l'assaggio, vi ricordate, vi avevo detto che ero rimasta contenta, infatti è stato tutto buonissimo. Poi hanno anche i dolci fatti in casa, quindi è il top. Avevamo anche un'altra possibilità che poi noi non abbiamo fatto, ma potevamo fare, perché noi abbiamo iniziato a prepararci tipo alle 11, e quindi poi in realtà a mezzanotte, l'una, io ero già abbastanza stanca, eravamo già abbastanza stanchi, quindi abbiamo concluso il tutto. Però avevamo l'opzione, potevamo scendere fino in riva al mare e continuare lì la serata, l'hotel vi dà a disposizione un bagnino eccetera, quindi potevamo stare lì, sorseggiare cocktail in riva al mare, però appunto per noi sarebbe stato veramente troppo, eravamo molto molto stanchi e anche i nostri invitati erano molto stanchi. Però c'è sempre l'opzione, appunto, se volete organizzare anche voi, perché in tantissimi mi avete chiesto tipo: anch'io voglio organizzare, dove hai fatto, come hai fatto, come funziona. Ecco, se volete potete organizzare anche voi sopra sulla terrazza sul mare e poi calarvi giù per un after party, diciamo così, e anche lì in caso di maltempo, mi diceva la ragazza dell'hotel, del ristorante, hanno comunque un'altra sala adibita appunto anche per l'after party. Devo dire che sono bravissimi, perché qualsiasi preoccupazione mi hanno aiutato, qualsiasi dubbio veramente me l'hanno tolto in un secondo, sono super super preparati. Una cosa che mi avete chiesto in tantissimi: se il ristorante e l'hotel sono aperti tutto l'anno, se vi sposate a dicembre o a gennaio. Sì, perché me l'avete chiesto in tantissimi. Sì, potete organizzare sempre lì il pranzo o la cena di matrimonio, sono aperti tutto l'anno, e anzi credo che in inverno sia uno dei posti più caldi e più piacevoli se dovete organizzare appunto pranzo o cena. E in linea generale, se mi chiedete se sono contenta, se consiglierei, sì, assolutamente consiglierei. Loro sono bravissimi, beh, hanno un sacco di esperienza, quindi questo è sicuramente un punto in più, sanno quello che fanno perché lo fanno da un sacco di tempo. Io mi sono trovata benissimo, il cibo, la location, questa terrazza sul mare, il tramonto, e poi gli ospiti venivano da noi a farci complimenti, perché una cosa è se tu chiedi agli ospiti: ti piace la location? Ti sei trovato bene? Ti è piaciuto il cibo? Ovviamente tutti ti diranno di sì, però quando tu non fai nemmeno in tempo a chiedere, vengono gli ospiti da te a dirti: cavolo, complimenti, la location bellissima, abbiamo mangiato benissimo, siamo proprio contenti, bravi, e quindi
Questo insomma è quello che dà più soddisfazione. E poi è stato bellissimo anche vedere tutti gli ospiti che si facevano le foto davanti a questa terrazza splendida sul mare, proprio perché appunto la location era bellissima, quindi mi ha fatto super super piacere. Altra cosa che volevo menzionare erano le foto, la fotografa ufficiale del matrimonio. Anche lì ho ricevuto un sacco di domande. Se mi seguite su Instagram sapete chi era la fotografa ufficiale, si chiama Nika Forlani, perché l'ho taggata su Instagram, ma mi state chiedendo talmente tantissime cose. Io spero di riuscire a rispondere a tutte le vostre domande sul matrimonio. In caso scrivetemi, vi risponderò anche nei commenti. Comunque mi sono vista con la fotografa finalmente, questo è il suo bigliettino, Nika, e finalmente perché mi aveva contattato, in realtà stavo male con la mononucleosi, quindi ho dovuto rimandare io per il book, è stata velocissima. E tatara tatara, questo è il nostro book. Allora, io in realtà volevo farvi vedere tutte le foto direttamente dal book, ma poi mi sono resa conto che forse mettendovele nel video sarebbe stato meglio, cioè metterle nel video sarebbe stato meglio. Quindi alla fine del video sul matrimonio vedrete tutte le foto ufficiali fatte da lei, che sono scatti memorabili, sono scatti emozionanti, quindi appunto tutte queste foto le vedrete poi alla fine del video molto meglio rispetto a appunto il book, perché con le luci non si vede benissimo qui. Però sono super contenta sia del servizio che ci ha fatto, perché a me, cioè, l'ho spiegato subito, lei è poi super recettiva, perché non volevo foto tipo troppo in posa, finte, avete presente quel... non spontaneità che a volte si vede nelle foto, magari a qualcuno può piacere stare un po' più in posa, io invece volevo che lei cogliesse gli attimi più importanti, i momenti più carini, più emozionanti, e lei è riuscita a fare esattamente questo. Quindi per questo le sono davvero grata, perché purtroppo è molto importante trovare il fotografo giusto, perché quelle sono le foto che ti rimangono per sempre. Ovviamente c'è il ricordo di quella giornata, il ricordo delle emozioni che tu hai provato, che continui a provare poi quando ci ripensi, però le foto sono molto molto importanti, e io sono veramente... non potrei essere più soddisfatta delle foto che ci ha fatto. Nessuna delle foto che vedete era una posa finta, preparata, sono tutto scatti super super super, anche questo è bellissimo, il nostro primo ballo, sono tutto scatti super appunto spontanei che lei ha fatto, e sono troppo contenta del book. Stavamo pensando di farne un altro per averne due, uno magari da tenere tipo ci meglio, l'altro invece da far vedere, perché non vogliamo che si rovini, perché ci teniamo talmente tanto. Ci ha dato anche il book, aveva questo fiocchetto bellissimo che adesso non c'è perché l'ho già aperto, ma e poi ci ha dato, ci ha consegnato tutte le foto naturalmente nel CD Nicole Tomas 26 agosto 2017. Ah, una cosa che volevo menzionare, il video che vedrete, la messa, è stata fatta in sloveno, ma io vi ho messo i sottotitoli su tutte le cose più importanti eccetera, quindi sì, appunto, ma niente, volevo menzionare solo questo, che se vedete il durante la messa appunto non capite di che lingua si tratta, è sloveno, come sapete, a Trieste, lo ripeto sempre perché mi viene sempre chiesto, c'è una minoranza linguistica un po' come il tedesco in Alto Adige e il francese in Val d'Aosta, in Friuli Venezia Giulia c'è la minoranza linguistica slovena, e quindi noi parliamo sloveno tra di noi. Tornando alle foto e la fotografa, anche qui mi avete chiesto se sono rimasta soddisfatta. Se devo dire assolutamente sì, e questo è forse la più grande fortuna, non aver pensato a niente dopo il matrimonio che avrei voluto cambiare. Sono stata felice con tutte le scelte che ho fatto, per fortuna, altrimenti io sono una di quelle che ci avrebbe ripensato, mannaggia, quello dovevamo cambiare, non dovevamo scegliere questa parte. Invece è andato tutto benissimo, non potrei essere più contenta con sia con la location, che con le foto, che con gli invitati, la torta, è stato tutto perfetto veramente. Poi lei, non abbiamo scelto una fotografa a caso, lei è molto conosciuta, è specializzata in fotografia di moda, ritratti, ma appunto è bravissima anche per i matrimoni. Io non potrei consigliarla di più, davvero è stata fantastica. E poi non la vedevo nemmeno, è talmente veloce, scaltro, cioè lei correva, è riuscita a fare tutto quello che doveva fare e a non dar fastidio, non farsi nemmeno vedere, non so come ha fatto sinceramente. E ha proprio un atelier qui a Trieste che si chiama Combiné, io comunque vi metterò i link ai suoi canali, potete trovarla su Instagram perché ve l'ho linkata nelle foto, oppure vi metterò anche qua sotto tutti i link ai suoi canali. Appunto il suo atelier si chiama Atelier Combiné, organizzano eventi, mostre, incontri, quindi insomma sicuramente vale la pena seguire
seguirla se siete interessati sia a vabbè, come fotografa per il matrimonio, davvero non ha eguali, è fantastica, però ovviamente lei organizza anche servizi fotografici, insomma qualsiasi tipo di fotografia, appunto anche fotografia di moda, è molto molto brava. Visto che mi chiedevate in tantissimi informazioni su di lei, lei mi ha lasciato due righe che adesso vi leggerò se volete sapere un po' del suo background eccetera. Comunque appunto ripeto, trovate tutto qui sotto nel box informazioni. Lei è stata selezionata tra i finalisti di Padova Fotografia Festival nel 2013, nel 2014 ha partecipato alla rassegna Mediterranea 17 No Food Land Young Artists Biennale che si è svolta a Milano, nel 2016 è stata fotografa ufficiale di Mittelmoda The Fashion Award, un concorso internazionale dedicato ai designer emergenti, è stata fotografa di diversi festival e eventi culturali di Trieste, tra i quali Festival del Cinema di Fantascienza Science Fiction, il Festival I Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, il Festival di Cortometraggio Shorts, appunto vi dico che brava non per niente, e poi ha realizzato i ritratti ufficiali dei membri della compagnia del Teatro Stabile Sloveno di Trieste per la stagione 2015-2016, collabora con diversi designer nel campo della moda e degli accessori. E poi lei mi diceva, anche se voglio specificarlo perché appunto voi non immaginate quante richieste io ho ricevuto su tutto quello che riguarda il matrimonio, quindi sto cercando di dare più informazioni possibili, e lei si dedica anche a ritratti privati e fotografia professionale, ovviamente per matrimoni, e segue gli sposi dalla vestizione ai festeggiamenti finali, questo lo sapete. In questo caso predilige lo stile di reportage che permette di cogliere la spontaneità e la naturalezza dei momenti più belli, che è esattamente quello che ha fatto con noi, e io le sono troppo grata per questo. La sua esperienza nell'ambito della fotografia di moda è riconoscibile anche nello stile ricercato e fashion dei suoi scatti, eseguiti con eleganza e discrezione, disponibile worldwide, appunto troverete tutto quanto nel box informazioni. Poi passiamo alla pettinatura. Allora, la pettinatura, come sapete, me l'ha fatta Goran Wheeler, che è il mio parrucchiere di fiducia, non lascio a nessuno toccare i miei capelli, praticamente solo a lui, ha il salone più conosciuto di Trieste, quindi sicuramente già ne avrete sentito parlare, poi ha vinto vari premi importantissimi, tipo tra i top 5 in Italia, una roba del genere, quindi io sono stata felicissima, è venuto da me, avevamo ovviamente già fatto le prove della pettinatura, poi naturalmente la pettinatura la vedrete nel video, ma gli avevo chiesto una cosa molto principesca e comunque dietro un po', non volevo troppo, non so come descrivere, non volevo i capelli troppo tirati, quindi gli ho chiesto di lasciarli morbidi, mi ha aggiunto qualche ciocca di extension per dare un po' più di volume e allungare leggermente i capelli, e sono stata super super felice. Poi è riuscito a fare la pettinatura perfetta da principessa con la coroncina, ha tenuto fino a sera, anzi quando sono andata a dormire lo volevo togliere perché avevo ancora i capelli perfetti, a parte che erano pieni di riso, però sono rimasta molto molto felice anche per la pettinatura, quindi appunto vi ripeto, non avrei cambiato niente di quella giornata, quindi è stato fantastico il tutto, adesso mi emoziono, quindi lascialo stare. Poi le bomboniere, ho ricevuto un sacco di domande sulle bomboniere. Come sapete, ve ne avevo parlato ma non le avevate ancora viste, finite, create, le nostre bomboniere erano queste, sono le Jewel Candle, non so se si vede Jewel Candle, lo vedrete comunque meglio poi nelle riprese del matrimonio stesso. Allora, queste sono delle candele profumate, hanno un profumo buonissimo, la nostra era il profumo di marshmallow perché mi piacciono molto queste profumazioni dolci così, ma questa è una candela speciale, non è solo una candela profumata. Se conoscete le Jewel Candle, e si chiamano Jewel Candle proprio perché all'interno di ogni candela c'è un gioiello in argento, si può scegliere il gioiello, nel senso si può scegliere se si vuole un anello, un bracciale. Inizialmente pensavo di fare un mix, poi invece ho scelto per l'anello, volevo che tutti i miei ospiti avessero come regalo del nostro matrimonio un anello, quindi ho invitato tutti ad accendere la candela, ad utilizzarla, perché altrimenti molto spesso si tende a lasciare lì le bomboniere e non so, è un po' un peccato, no? E quindi ho invitato tutti gli ospiti ad accenderle, a bruciare la candela, a riempire la casa con il profumo buonissimo della candela, per poi arrivare, che si vede che ad un certo punto si arriva all'anello, c'è una specie di piccolo cartoncino, già ve ne avevo parlato nei miei video, ma le ho volute anche per il mio matrimonio e ho fatto una scelta che più azzeccata non potevo. Praticamente ad un certo punto, bruciandola, si arriva, si trova un pacchettino, e poi aprendo il pacchettino c'è
l'anello, il gioiello può avere fino a un valore di, se non sbaglio, 250 euro e c'è un tagliandino, con il tagliandino si va a scrivere il codice sul sito e si scopre il valore del gioiello, ma sono tutti anelli stupendi, sia per quanto riguarda i bracciali, sia per quanto riguarda gli orecchini, i ciondoli, ho testato tutto, ho un sacco di prodotti, di gioielli che sono usciti dalle Jewel Candle e sono uno più bello dell'altro. Infatti vi stavo dicendo che non potevo fare scelta migliore, perché questo regalo, questa bomboniera è piaciuta un sacco e gli ospiti tutti mi stanno mandando le foto di loro con l'anello che hanno trovato all'interno della candela, quindi sono super super contenta, è stata una cosa super azzeccata, tutti erano felicissimi. Poi sono, insomma, delle candele speciali proprio come quella giornata. E cosa abbiamo fatto? Ogni candela ha questo bellissimo nastrino bianco e noi ci abbiamo attaccato i nostri confetti, che sono anche questi bianchi e rosa. Tutto il tema, avete visto anche dal tableau, tutto il tema del matrimonio era bianco e rosa cipria, e quindi un rosa carne, un rosa cipria, e quindi abbiamo messo appunto i confetti rigorosamente al cioccolato, io detesto la mandorla, rigorosamente al cioccolato, a forma di cuoricino, con queste piccole sfere rosa vicino, anche queste erano bicolor. Poi c'è il nostro bigliettino ovviamente dove c'è scritto Nicole e Tomas e poi la data è il 26 agosto 2017. E queste sono state le nostre bomboniere, appunto super apprezzate, ho ricevuto un sacco di complimenti. E ultima cosa di cui non vi avevo parlato sono le scarpe, ve le faccio vedere subito. Queste sono le scarpe che io ho indossato, sono delle ballerine, ebbene sì, ho indossato le ballerine perché, allora, uno, il mio vestito copriva completamente i piedi e quindi nessuno ha visto le scarpe che indossavo, e avere i tacchi sarebbe stato inutile, nonché scomodissimo. E numero due, io sono molto alta, sono 1,77 e con i tacchi sarei stata più alta di Tomas, quindi non volevo che questo succedesse, ma soprattutto volevo stare comoda, devo dire la verità. E le scarpe sono di un atelier, si chiama Cardilli Haute Couture, è un atelier di Roma che mi ha contattato per farmi le scarpe su misura. Io ero troppo felice perché anche le scarpe, adesso non so se si riesce a vedere molto bene con queste luci, ma le scarpe avevano lo stesso identico pizzo, perché l'atelier Atelier M ha spedito a Cardilli Haute Couture il pizzo del mio abito e loro l'hanno utilizzato per creare queste scarpe, sia per quanto riguarda il come si dice, il materiale, non mi viene la parola, comunque sia per quanto riguarda il raso sotto che per quanto riguarda proprio appunto i fiori e tutto il pizzo in sé. Sono state molto comode, devo dire la verità. Poi ho scelto questo laccetto da mettere attorno alla caviglia, molto semplici ma eleganti e comode, quindi non ho sofferto per il mal di piedi quel giorno, quindi questo, insomma, non volevo assolutamente, quindi sono rimasta molto molto felice. Anche per Cardilli Haute Couture vi lascerò tutti i link qua sotto, sono un'azienda di famiglia presente sul territorio da oltre 30 anni, la lavorazione è completamente artigianale, quindi le mie scarpe, e questo è bellissimo perché le mie scarpe sono uniche al mondo, non esiste un altro paio uguale, neanche simile. Loro comunque collaborano con molti atelier, sto leggendo due righe che mi hanno dato se siete interessati, appunto loro collaborano con molti atelier che realizzano abiti sartoriali e forti di questa collaborazione hanno accesso a tessuti, pizzi unici. Anche nel mio caso è stato così, ve l'ho appena detto, l'atelier Aimé ha spedito a loro il pizzo del mio abito in modo che potessero creare le scarpe esattamente in pandan con l'abito. Lavorano materiali pregiati, ricercati, cercano di accontentare le esigenze dei loro clienti, è verissimo perché hanno ascoltato tutto quello che volevo io. L'atelier, se lo volete sapere, è a Roma e si trova vicino al Pantheon, quindi è facilmente raggiungibile, ma come è stato nel mio caso, loro possono, io non sono passata da loro in atelier, abbiamo fatto tutto tramite internet, con foto, mandato le misure eccetera e sono uscite perfette, quindi in realtà loro possono spedire in tutta Italia e in tutto il mondo. Direi che questo è davvero tutto, spero di avervi detto tutto, sono talmente emozionata che sicuramente mi sono dimenticata migliaia di cose, volevo raccontarvi, sì, però vi ho detto che la cerimonia era in sloveno, però ci sono i sottotitoli. Cos'altro dovevo dirvi? Non mi ricordo più niente, veramente l'emozione ha preso il meglio di me, non so come si dice, poi inizio a piangere, quindi io adesso veramente vi lascio al video del nostro matrimonio, non ci posso credere, la fede, non ve l'ho fatto vedere, la fede, viva! E basta, e quindi questo è quanto, questo è il video più importante che io abbia mai caricato e probabilmente il video più importante che io mai caricherò, quindi
ci ho messo davvero il cuore a rendervi partecipi, volevo proprio che vedeste tutto quanto, come se foste lì con me, quindi spero che vi piaccia, niente, vi lascio il video, ciao! Libera la mia creatività. No, libera la tua creatività, mamma. Ah, grazie. C'è una che gioca con i capelli, ma guardate tutte e tre che bella. Olè. Ciao papà. E sono arrivate le scarpe, in realtà erano già qua. E si è ricordata lei di tirarle fuori. Ciao. Garone, tu sei il mio garino Dudu bianco. Io sono tutta bianca oggi. Duri bianchi, siamo duri bianchi. Draga zoročenca, prišla ste v cerkvi, da bo Gospod Bog obličal služabnika cerkve in njenega občinstva svetim počatom potrdil vajno ljubezen. Že svetim krstom vaju posvetil, zdaj pa vaju bo s posebnim zakramentom obogatim utrdil, da bosta drug drugemu vedno zvesta in bosta mogla spolnjevati nalogo zakonskega življenja. Zato vaju obličal cerkve v desnici,
Torej, kot nameravate uskladiti sveto zakonsko zvezo, si podajate resnici in pričo Boga in njegove cerkve izrazite svojo privolitev. Da bi mi pač spomeni. Tako. Jaz, Tomaž, spremljam tebe, Nikol, za svojo ženo in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. Jaz, Nikol, spremljam tebe, Tomaž, za svojega moža in obljubim, da ti bom ostala zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja. Gospod Bog je ugotovil potrditi to vajno privolitev, ki ste izrazili v pričo naše verske skupnosti cerkve in naj vam dopolni svoj blagoslov. Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči. Nikol, spremljata prstan v znamenju moje ljubezni in zvestobe, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Tomaž, spremljata prstan v znamenju moje ljubezni in zvestobe, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Tako, lahko zaplaskamo, potem pa pesko. Thank you.
vidim. To je zate, ki si prelepa princeska miška in bo sta vedno moja, jaz pa bom tvoj. Tomasce e mamore, bravo, non potevi fare scelta migliore.